durante questo anno difficile che abbiamo affrontato per la pandemia, abbiamo avuto diverse donazioni da parte di diverse persone qua di Alessandria, dalle cose piccole alle cose anche decisamente più importanti, come un ecografo, come una colonna di videndoscopia, come ventilatori. E tutto questo ci ha testimoniato la vicinanza di tutti, della popolazione, e ci ha dato anche una grossa mano nell'affrontare le diverse problematiche della pandemia, del coronavirus. Quindi io vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno fatto delle donazioni, a nome mio e a nome di tutto il mio staff. Grazie ancora. È stato un anno faticoso e duro per tutti noi. Vogliamo ringraziare chiunque ci abbia sostenuto con un gesto, anche solo con un pensiero, e augurare un 2021 migliore dell'anno passato. A nome di tutto il pronto soccorso, un grande ringraziamento a tutti i benefattori che con piccoli e grandi gesti ci hanno sostenuto in quest'anno difficile. Grazie di cuore. Tutto il personale del pronto soccorso ringrazia le varie attività, pasticcerie, pizzerie, chiunque ci abbia pensato durante questo periodo. La manifestazione di affetto e di presenza è stata costante, l'abbiamo sentita forte e ci ha reso meno soli in questo momento di festività. Grazie alla Fondazione Solidal è stato donato a questo reparto in epoca Covid un ecografo che per noi è fondamentale per fare la diagnosi di patologie polmonari e non solo polmonari, ma anche addominali nei pazienti Covid e ampliando il discorso anche a tutti gli altri pazienti eventualmente contagiosi, in quanto la diagnostica al letto del malato è fondamentale nei pazienti contagiosi, per evitare che questi vengano spostati il meno possibile, nelle altre zone dell'ospedale. Quindi noi ringraziamo tutti i donatori che hanno contribuito a questa importante acquisizione, dai piccoli ai grossi donatori, perché ogni goccia serve in questo mare tempestoso che ci ha travolti lo scorso anno. Volevo ringraziare la cittadinanza, per esserci stati vicini in questi mesi così difficili per noi. Ci avete tanto fatto sentire il vostro calore, il vostro affetto. Grazie, 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 grazie. Con immenso piacere che oggi ringrazio Alessandra Heil per il supporto che ci ha dato in questo anno così difficile, l'anno del Covid, un anno che non è stato difficile solo per gli ospedali, ma anche per associazioni di volontariato come l'Heil, con difficoltà a reperire fondi, con difficoltà a trovare le risorse per aiutarci. Ma nonostante questo ci sono stati vicini, più ancora che in passato.
Io voglio soffermarmi soprattutto su quello che è stato il supporto durante la crisi pandemica, in particolare grazie ai totem per il lavaggio mani da usare in reparto, in day hospital e in altre aree della nostra struttura, le macchine per la CPAP che hanno consentito di trattare i pazienti anche in assenza di trasferimento in strutture dove potevano infettarsi per il Covid, e poi numerosi presidi medico-chirurgici che ci hanno aiutato così ad affrontare con più serenità questa pandemia. Un ringraziamento all'Alessandria Heil che ci supporta come sempre e anche in questo anno molto difficile. Ha continuato ad comprare apparecchiature di supporto al lavoro di tutti i giorni, ha comprato dei monitor e ha comprato dei computer per i nostri medici, ha sostituito altre apparecchiature obsolete tipo dei televisori che si sono rotti, abbiamo sostituito tutti i comodini che ormai avevano 20 anni. Abbiamo sostituito dei carrelli giù all'ambulatorio trapianti e ancora altre cose, ma sicuramente la cosa più importante che dal mio punto di vista ha fatto l'AIL come aiuto ai nostri pazienti è stato quello di prendere in affitto un'ulteriore casa, di arredarla con arredi completamente nuovi a favore di quei pazienti che sono stati sottoposti a trapianto, che devono fare dei controlli molto ravvicinati e vengono da paesi lontani, tipo Domodossola, e quindi grazie all'AIL ancora. Vorrei segnalare che oltre ai dispositivi e strumenti fisici che ci sono stati di aiuto importantissimo in quest'anno 2020, un sostegno molto importante che ci è pervenuto dall'Alessandria Heil è stata una borsa di studio a favore di un medico capace, un medico entusiasta che si è dato molto da fare e che sicuramente è intervenuto in maniera importante nel collaborare con i medici nel fornire un aiuto. Per cui mi associo ai ringraziamenti del mio primario e della coordinatrice per questo importante sostegno offerto dall'Alessandria Heil. Ringraziare tutte le pazienti e tutte le associazioni benefiche che in questo anno molto sensibile, molto delicato per la pandemia Covid hanno voluto aiutarci in modo diretto e in modo indiretto, donandoci direttamente e indirettamente strumenti e in particolare un nuovo ecografo per eseguire diagnosi di lo screening prenatale e in ginecologia, che ci ha permesso appunto di avere maggiore cura e maggiore sensibilità verso le pazienti ammalate di Covid. È stato, penso, uno dei gesti più sensibili che abbiamo ricevuto e per questo voglio ringraziare tutti di aver partecipato e collaborato a un migliore svolgimento dell'attività della struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sant'Antonio Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Grazie di cuore. Volevo ancora una volta ringraziarvi per le vostre donazioni che sono state davvero molto importanti. Abbiamo ricevuto dei defibrillatori, dei letti di alta fascia di terapia intensiva, dei ventilatori meccanici, abbiamo ricevuto degli ecografi, abbiamo ricevuto dei sistemi di aerosolizzazione ad alto livello, abbiamo ricevuto delle macchine da tosse. Ecco, ma a parte il valore intrinseco, che sicuramente era molto elevato, perché insomma, poi l'abbiamo anche scelto insieme a voi, voi siete stati molto carini anche a chiedere a noi effettivamente cosa ci serviva, le vostre donazioni hanno anche un importante valore aggiuntivo per noi, perché hanno fatto in modo che noi sentissimo vicina la cittadinanza in una vera alleanza per risolvere i problemi sanitari importanti che abbiamo avuto con il Covid. Grazie, grazie, grazie ancora davvero. Thank you.
ringraziare la Fondazione Io Arrivo Prima per la donazione di una culletta riscaldante che ci consente di trasferire i neonati dalla sala parto al nido in un ambiente caldo e protetto, inoltre di un bilirubinometro transcutaneo che ci consente di monitorare l'ittero del neonato in modo del tutto indolore e incruento, e di uno scaldasiringhe che ci permette di scaldare il latte materno per quei neonati che ancora non possono succhiare al biberon o al seno e hanno bisogno dell'alimentazione tramite sondino. Infine devo ringraziare l'associazione Cuore di Maglia per le meravigliose realizzazioni il lana che come tutti gli anni regala ai neonati della terapia intensiva neonatale, e anche la Fondazione Hospitalet che si è proposta di sostenere un oneroso progetto a beneficio del servizio di trasporto di emergenza neonatale. Questa è una bellissima occasione per ringraziare tutte le persone, le associazioni, le fondazioni che ci hanno aiutato con donazioni e con la presenza in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid. Ci sono state donate apparecchiature di alto livello per integrare la nostra attività clinica anche con attività di ricerca, quale degli elettrostimolatori, così come strumenti di valutazione, quale un hand grip molto sofisticato che ci permette anche di essere utilizzato sempre nell'ambito della ricerca oltre che dell'attività quotidiana clinica, e poi anche piccole donazioni, se vogliamo dire piccole nel senso di beni di ristoro, qualche cibo, pizza e piccoli pensieri che hanno allietato le nostre giornate mentre assistevamo i pazienti, talvolta anche per più di 12 ore continuo. Infine concludo con una donazione molto apprezzata, una handbike per persone con disabilità motoria che essendo di altissimo livello ci ha permesso di far partecipare anche a gare agonistiche i pazienti che non hanno la possibilità di muovere le gambe. Volevo ancora fare un ringraziamento a nome mio e delle mie colleghe fisioterapiste per questi macchinari che ci avete donato e per la vicinanza che avete avuto nei nostri riguardi in questo periodo, proprio perché sia l'elettrostimolatore che il dinamometro sono stati molto utili nella riabilitazione dei post-Covid. Nonostante le difficoltà legate al Covid-19, la nostra comunità ci è stata vicina con numerose donazioni, piccole e grandi. Ma da parte mia un pensiero, un ringraziamento particolare va ai nostri pazienti, alle loro famiglie e ai loro cari, che con affetto hanno continuato a credere e a supportare la nostra ricerca. Grazie di cuore, continueremo ad impegnarci al massimo. Dopo diversi mesi di utilizzo della TAC intraoperatoria, mi sento ulteriormente obbligato a ringraziare la Fondazione Hospitalet per questa tecnologia che decisamente ha permesso all'ospedale di fare un ulteriore salto di qualità. Quindi ringrazio ancora e auguro a tutti ovviamente un buon anno e a noi un buon lavoro. Per ringraziarvi tutti voi del sostegno che ci continuate a dare, lo sentiamo dalle piccole cose alle grandi in questi tempi che non sono sicuramente facili, e vi volevamo assolutamente porgere il nostro ringraziamento. Grazie, continuate a sostenerci. Grazie a tutti. Grazie. L'anno che è appena passato è stato un anno difficile e che sicuramente non potremo dimenticare. È stato un anno triste, spesso è stato molto doloroso, ma è stato anche l'anno in cui abbiamo scoperto la vostra generosità. Vorrei potervi incontrare tutti personalmente, ma purtroppo questo non è ancora possibile. Per cui vi ringrazio adesso, a nome anche della Direzione Generale, e a nome soprattutto di tutti gli operatori sanitari che grazie alle vostre donazioni si sono sentiti sicuramente più protetti e hanno avuto a disposizione nuovi macchinari nei loro reparti.
e ringrazio tutti in modo indistinto, chi ha fatto donazioni piccole o grandi in denaro, chi ha portato mascherine, chi ha portato guanti, camici, le tute che sono state tanto preziose, disinfettanti, le creme per le mani, l'alcol che ci è mancato in alcuni momenti. Ringrazio chi ha fatto quindi donazioni dalla città, qui ci è stato molto vicino, anche dalla parte opposta dell'ospedale, quindi alle finestre di fianco all'ospedale, e ringrazio chi ci ha aiutato tantissimo anche da molto lontano, donando nuove apparecchiature per i reparti di terapia intensiva. Vi abbraccio quindi tutti, sperando che il 2021 con il vaccino ci permetta di sciogliere questo abbraccio virtuale e farlo diventare un abbraccio reale. Grazie per tutto quello che avete fatto, grazie di cuore per tutte le donazioni che avete fatto all'ospedale, aiutandolo in questo momento difficile. Grazie davvero di cuore. Se siamo riusciti a superare questo anno difficilissimo, se i nostri operatori sono riusciti a resistere anche in condizioni di grave stress e difficoltà, se siamo riusciti a ampliare la nostra capacità di cura, la nostra capacità di risposta in un momento difficile come è stato quello delle due ondate pandemiche del 2020, quindi della primavera e dell'autunno, è grazie a voi. Grazie al vostro affetto, grazie al vostro supporto, grazie all'impegno che avete messo nel comunicare, nel trasmettere all'ospedale, a tutte le persone che lavorano all'interno dell'ospedale, l'affetto e la vicinanza. Grazie alle fondazioni che hanno dato un contributo enorme, alle associazioni, ai club, a tutti i cittadini che singolarmente o insieme hanno fatto gesti importantissimi, piccoli o grandi che siano, da generi di conforto per i reparti che sono arrivati numerosamente nel periodo della prima ondata e anche della seconda, a importanti donazioni che prevedevano apparecchiature finalizzate alla cura del Covid o all'apertura di nuovi spazi che permettessero di accogliere più pazienti. A tutti voi va il mio più sincero grazie a nome di questa azienda e a nome della comunità che siamo riusciti a servire nel modo migliore grazie al vostro contributo. Grazie.